Buonasera a tutti, allora mio nome è Gianluca Perilli, sono portavoce consigliere della Regione Lazio. Io non appena pronuncio questo nome so immediatamente prevedere le reazioni di chi mi è davanti, perché automaticamente il pensiero di voi tutti va a un'immagine della Regione che è quella di Fiorito, degli sperperi, delle feste romane con le maschere dei maiali, insomma. Comunque, se è vero che in realtà alcune trasposizioni rappresentano la realtà, hanno ben rappresentato il tipo di degrado, che però è il culmine di anni di gestione di una regione, ed è bene saperlo, che ha accumulato circa 12 miliardi di debito. Questo debito ha provocato una pronuncia della Corte dei Conti che ha dichiarato praticamente la Regione Lazio già fallita. Il famoso default di cui si è parlato tanto per quanto riguarda la situazione del complesso nazionale, beh, la Regione l'ha già vissuta, e quindi vi direi da cittadini, ci dobbiamo dire da cittadini che siamo falliti, siamo obiettivamente falliti. Però il problema è che quando fallisce una Regione, un'amministrazione, fallisce anche quello che quell'amministrazione è chiamata appunto a gestire, cioè la sanità, la salute, e anche i trasporti, la gestione dei rifiuti, insomma parecchi settori della nostra, della vostra vita quotidiana sono stati in mano a persone che non sono capaci di gestirle minimamente, ma sono, come dice spesso Beppe, dei falliti. Allora il problema qual è? Se quando ci affidiamo nella vita comune a un medico speriamo che sappia fare il proprio lavoro, se prendiamo un aereo speriamo che chi lo guidi abbia le competenze, non si capisce perché quando affidiamo un'amministrazione così importante che muove tutti questi miliardi di euro, incide così profondamente sulla nostra vita, non pretendiamo un'onestà, la trasparenza, la capacità e la competenza. Ebbene, noi con questi quattro poveri, piccoli, semplici argomenti ci siamo presentati l'indomani dell'insediamento alla Regione Lazio. Ci fu una foto cui ci rappresentava con un apriscatole, perché eravamo entrati con questo intento. Erano luoghi che non ci appartenevano, stanze, aule che non avevamo mai frequentato. Siamo dei cittadini, quindi siamo stati catapultati in una situazione che ovviamente non era quella che avevamo praticato ogni giorno, ma abbiamo capito sin dal primo momento che non eravamo ospiti graditi. Ma non eravamo ospiti graditi anche per una semplice ragione, perché eravamo in qualche modo dentro un'istituzione in un ambito non partitico, in un sistema del quale non condividevamo nulla, del quale eravamo estranei sia nel meccanismo di elezione, se non quella ovviamente che regola la legge elettorale, ma non c'era nessun interesse dietro le nostre elezioni, non c'era nessuna clientela da soddisfare, non c'era nessun bisogno, nessun dovere di restituire favori. E vedete, questo tra l'altro anche è un piccolo dato: mentre un consigliere regionale può arrivare a spendere per la sua campagna elettorale anche 500.000 euro, la media nostra è 600-700 euro, anche meno, e questo vi assicuro che è già stato un dato dirompente nel giro vorticoso di soldi che governa la politica. Questo è già, basterebbe per creare una rivoluzione, perché i partiti che hanno vissuto e vivono di tantissimi milioni di euro, di cui il finanziamento pubblico è solo una parte, esiste anche quello regionale al quale ovviamente rinunceremo, abbiamo già rinunciato, benissimo, questo è il finanziamento, serve a gestire una struttura inutile costituita da dirigenti, controdirigenti, assunti dall'impresa delle pulizie. Insomma, se i cittadini si accorgono, come si sono accorti, che per fare politica a qualsiasi livello non è necessario avere una montagna di soldi, automaticamente spariscono dall'orizzonte tutto quanto il sistema partitocratico italiano. E questi l'hanno capito, per cui già dall'inizio dice voi siete degli intrusi. Ed è anche curioso, quando si va nei corridoi, essere trattati come persone differenti, perché sanno, e anzi dà proprio anche fastidio questa impudenza del cittadino che a un certo punto si rende conto che basta con la sua partecipazione, con un click
sul computer, sul blog, sul suo territorio per entrare nelle istituzioni senza aver dovuto pagare, senza aver dovuto scendere a patti, addirittura certe volte con un organismo, se non proprio fuori legge, quasi. Quindi, insomma, il sistema, poi dall'altro il sistema dei rifiuti, come sapete, ha benissimo prodotto i suoi primi risultati. Quindi voglio dire, le nostre lotte principali, che sono state subito quelle, per esempio, ai privilegi, perché badate bene che oltre alla restituzione di parte dei nostri stipendi, noi stiamo lottando per abolire i vitalizi, un'altra di quelle prerogative che automaticamente sono state fatte passare sotto silenzio dai partiti, da coloro i quali ne usufruivano, proprio perché se i cittadini ne avessero preso profondamente conoscenza e coscienza, allora dopo andavano sotto a pretendere, a vedere, a controllare, ma non è stato fatto. Ecco perché vorrei che le nostre parole, le vostre parole sulla partecipazione, sulla condivisione, sul controllo, non siano parole, siano fatti, perché questo è l'unico modo, quello di accendere i riflettori sull'operato dei politici, che ne blocca automaticamente l'impunità. Guardate, questa è l'unica chiave che apre il nostro futuro, cioè il controllo, la consapevolezza e l'informazione, perché quando si accendono i riflettori e vedere dopo come cominciano a guardarsi intorno, hanno paura addirittura di andare nei ristoranti per temore di essere riconosciuti. Ebbene, il vitalizio è stato sospeso da adesso in poi, quindi dall'attuale legislatura, ma sono in erogazione i precedenti vitalizi. E sapete che cosa bisognava fare per percepire un vitalizio a 55 anni? Nulla. Si percepiva il diritto già da un minuto di legislatura. Da un minuto di legislatura bastava coprire una differenza contributiva ridicola e quindi si ha diritto a percepire il vitalizio, ma non lo dice nessuno. Noi siamo andati ad aprire gli elenchi, noi abbiamo fatto gli accessi agli atti, noi stiamo cercando di riportare un minimo di etica dentro quelle stanze, ma non le vogliono, non vogliono le telecamere, non vogliono lo streaming, ci dileggiano, siamo calvinisti, siamo estremisti, siamo fascisti. Perché chiediamo queste cose? Perché le pretendiamo? E ogni giorno è una lotta, dobbiamo lottare contro la nomina di direttore ASL che pretendono anche condannati in primo grado della Corte dei Conti. Dice no, bisogna aspettare la condanna in via definitiva, ma se io devo scegliere un amministratore, potrò scegliere un amministratore che non è condannato, ce ne saranno. Cioè qui in queste stanze ci sono delle logiche che se le vai a dire in un qualsiasi posto, in un qualsiasi piazza, ti dicono questa è una follia, ma quella diventa realtà perché è una realtà chiusa, perché è una realtà dove a gestire il gioco sono i cosiddetti rappresentanti politici che hanno ricevuto una delega che non era questa. Ma la delega automaticamente, quando ci sono gli interessi in gioco, produce non libertà di fare il bene, di fare la democrazia diretta, di rappresentare i cittadini, diventa una licenza a fare quello che si vuole. C'è stato un consigliere che ha detto, in consiglio dell'opposizione, ha detto è inutile che vi agitate, tanto se io anche mi presentassi con il partito delle cipolle, sempre 12.000 preferenze sarebbero. E allora, quale elettorato ha dietro quella persona? Chi davanti a un'espressione del genere, chi accetta di essere mortificato in questa maniera? È evidente che quello che si sta, adesso chiudo perché mi sono avventurato in una specie di requisitoria, però guardate, io penso che il filo di emozione, voglio fare una domanda io. Sì, il filo di emozione che ci pervade a tutti i livelli, dal nazionale fino al municipio, al comune, è lo stesso. Noi non eravamo pronti, diciamo, a fare queste battaglie, ci siamo con la passione civile che ci contraddistingue trovati, ma vi assicuro, anche se ci vedete affaccendati in diversi livelli istituzionali, siamo gli stessi di sempre, che si vogliono bene, che provano le stesse emozioni e provano la stessa indignazione, della sana, ostinata, contraria indignazione. Grazie Gianluca. Gianluca, io ti vorrei fare una domanda, no? Perché sono stato tuo compagno d'avventura durante le elezioni alla Regione Lazio. La domanda è,
vi ricordo che noi avevamo firmato un codice etico, no? Sì. Dove ci proponevamo di prendere 2.500 euro massimo di stipendio. Ti vorrei chiedere, quando prendi un quando prende un normale consigliere regionale degli altri partiti e se noi abbiamo mantenuto la promessa che abbiamo fatto? Allora, il consigliere regionale, quando siamo entrati, per un periodo diciamo limitato, prendeva quasi 11.000 euro netti. E poi è arrivato a 8.700-9.000 euro e noi ovviamente abbiamo rispettato il nostro impegno. Ma ricordate solo a qualcuno che vi vuole dare 80 euro quando prende un consigliere regionale. Ma non solo questo, direi anche la rinuncia a piccole cose che non sono per noi esagerazioni, ma sono dei segnali, a dei permessi speciali, a dei privilegi, ai rimborsi, a certi tipi di rimborsi, assicurazioni facilitate. Insomma, noi siamo lì a tempo con tutti i requisiti e le prerogative che ciascuno di voi, se adesso passa qui, si presenta alle prossime elezioni regionali, viene eletto, avrà. E vi dico, questa è una sicurezza, perché tolto i bravissimi sei portavoce che mi accompagnano in questa avventura, ce ne saranno altri 6.000, 700.000. Questa è una garanzia per voi, per tutti. Vinciamo noi. Grazie Gianluca. Ecco un'altra famosa figura dell'onesto che abbiamo inserito all'interno delle istituzioni.